Oggi ho voglia di fare pensieri di viaggio. È un bel modo di passare il pomeriggio, sai? A volte prendo le mappe, le stendo sul tavolo, faccio cerchietti con la matita e su un foglio scrivo Cracovia, Varsavia, Danzica. Poi vado in biblioteca e cerco. Storia di viaggi e di attraversamenti, sia fisici che esistenziali. Trieste, Brest, Rio de Janeiro, Lisbona. Ogni città è per Angela una frontiera da oltrepassare. Adesso parto. Prendo il treno e vado a ovest e arrivo a Finisterre. Solo questo, niente di più. Ma voglio stare sul crinale, sporgermi, perché un luogo con un nome tanto bello così io ci voglio andare. Finisterre, la parte più occidentale della Bretagna. Fine della terra. Stop. Angela ha un lavoro stabile, ma vive con profonda inquietudine e curiosità. Ha sempre lo zaino pronto. Si innamora di Miriam, incontra Alessio, va a vivere con Tiago e non smette mai di credere nell'amore come unico luogo a cui tornare. Da sempre mi metto in viaggio, non so bene per cercare cosa, ma so che è un posto dove stare. Il posto dove sentirsi a casa non ha nome di città, non è un mestiere, non è un mattone. La casa che cerco è una casa di carne. L'identità di Angela è un'identità fluida, come i fiumi che nel loro corso incontrano altre acque e si mescolano, e poi vanno a sfociare in qualcosa di più grande. Così facciamo noi, quando riusciamo a spogliarci delle bardature protettive, titoli, medaglie, definizioni, e ci affidiamo all'altro. C'è il rischio dello sfregio, ma anche della meraviglia. Tra partenze, amicizie e avventure, Angela è pronta a gettare via le sue maschere. Ma a quale prezzo? E sapranno fare lo stesso anche i compagni che incontrerà lungo la strada? Un romanzo che ha in sé tutta la meraviglia e il pericolo dello sconfinamento.